Ragazzi, sono usciti i Team of the Season, come sapete siamo nel pieno periodo dei Team of the Season, quindi se avete bisogno di crediti trovate il link in descrizione con il codice home, avrete appunto uno sconto pazzescamente incredibile, mentre se vorreste spacchettare per trovare giocatori altrettanto pazzescamente incredibile, footgalaxy.com, sempre il link in descrizione, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi signori siamo qui per andare avanti con la nostra carriera con la Roma ragazzi. Abbiamo messo gli iscritti pubblici finalmente, abbiamo superato i 100.000 iscritti, vi ringrazio tantissimo e ringrazio chi era presente l'altra sera in live appunto dove abbiamo messo pubblici gli iscritti, quindi sono stracontento di dove siamo arrivati e quindi vorrei ringraziare chi c'è stato, chi c'è e chi ci sarà appunto qui a continuare a seguirmi e appunto chi sta supportando al massimo questa carriera, quindi mi raccomando lasciamo un mi piace, cerchiamo di superare i 2500 mi piace per il prossimo episodio. E oggi ragazzi, come sempre, parliamo di calciomercato. Siamo negli ultimi giorni di mercato, siamo nel 28 gennaio come state vedendo 2018. Qui c'è la formazione, Manolas è partito da solo, l'altro giocatore era Florenzi. Florenzi che non ha accettato il nostro rinnovo di contratto, che quindi vorrebbe partire. Ora, quello che ho pensato io è di spostare Silva esterno destro, che effettivamente è il suo ruolo, l'esterno destro, e cercare un'ala offensiva. L'ala offensiva a cui ho pensato, ragazzi, è Domenico Berardi. Berardi che anche nelle ultime ore appunto di calciomercato reale è stato accostato alla Roma per un trasferimento pari a 50 milioni di euro. Ragazzi, quindi adesso andiamo a vedere sia per Berardi che cosa vorrebbe il Sassuolo, ma soprattutto ragazzi abbiamo anche in sospeso il discorso attaccanti. Per Mbappé ho deciso di non venderlo ragazzi, di allenarlo ancora, di farlo giocare ancora un po' e di venderlo st'estate, che magari ci facciamo 150 milioni, che ne so, comunque un sacco di soldi, e a quel punto ci pensiamo. Qui Berardi che vale 30 milioni ancora, sicuramente non ce lo porteremo a casa per 30 milioni, però potremo provare a offrire come contropartita un Florenzi che ha 26 anni, vale anche lui 27 milioni di euro, uno scambio alla pari, potrebbe essere una soluzione appunto al nostro problema, intanto ci proviamo così. L'altra prova che dovevamo fare era prendere l'attaccante. Tutti ragazzi, se andate sotto l'ultimo video mi avete detto prendi André Silva, e va bene ragazzi, io vi ascolto e proviamo a prendere questo André Silva. Comunque non sarà il titolare, ve lo dico subito, perché il titolare è Morata e con Morata mi trovo strabene, quindi André Silva che adesso è allo United, proviamo a offrirgli Dzeko come contropartita. Non so appunto se saranno interessati al nostro giocatore, ma ovviamente una prova non ci costa niente e nessuno ci rompe le scatole appunto per farla, quindi Edin Dzeko 16 milioni più proviamo a offrire 10 milioni, quindi Dzeko più 10 milioni. Partiamo sempre dal basso, poi è chiaro che non accetteranno mai questa offerta, ma magari già iniziamo a intavolare la trattativa. L'altro giocatore che ragazzi vorrei comprare, visto che De Rossi comunque sta pensando al ritiro e quindi potrebbe ritirarsi a fine stagione e i soldi li abbiamo ancora, come avevo detto da un sacco di episodi, anche negli episodi delle vostre carriere che arriveranno presto ragazzi, c'era un giocatore che volevo assolutamente comprare in questo FIFA e volevo provare ed era Keita che è un giocatore stracompleto, dovrebbe essere Naby Keita, dovrebbe essere lui, esatto, che gioca nell'Ipsia, 82 valutazione, 26 milioni, è un giocatore sicuramente che si riesce a comprare perché comunque i soldi li abbiamo e non stanno chiedendo 100 milioni. Questo ragazzi è un giocatore seriamente che vorrei provare, vorrei mettere nel nostro centrocampo perché potrebbe veramente essere un buon giocatore. Io adesso direi di aggiungerlo sicuramente alla lista preferiti, no, è un giocatore che stiamo già seguendo, infatti come potete vedere 93 di equilibrio, 96 di resistenza, 86 di reattività, è agilissimo, buona accelerazione per essere un centrocampista, attenzione non parliamo di un'ala, buon controllo palla, buon dribbling, insomma un giocatore molto 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 completo ragazzi, quindi aspettiamo di vedere le due offerte che abbiamo fatto per appunto André Silva e Berardi e poi ragazzi andiamo appunto a puntare su di lui nel caso riuscissimo appunto a portarcelo a casa. Roma contro Torino adesso ragazzi, maglie abbastanza simili, quindi direi di mettere la nostra ignorante, eccola qui la formazione, questa qui ragazzi, là al posto di Florenzi adesso facciamo giocare Mbappé, visto che tanto Florenzi vuol partire ragazzi, non siamo noi sicuramente a trattenerlo, non saremo noi assolutamente a trattenerlo. Ah, c'è Mohamed Salah ragazzi, che cavolo, no, facciamo giocare Salah. Ok, questa è la formazione, direi di sì ragazzi, mi raccomando un mi piace, Roma-Torino campionato, siamo primi, cerchiamo di mantenere la vetta. Giochiamo in casa ragazzi, giochiamo qui all'Olimpico, Stadio Olimpico, Roma-Torino.
poche prefazioni per questa gara, debutta il portiere Didi Lon nel Torino, speriamo non faccia miracoli insomma in questa partita, speriamo che miracoli li faccia il nostro Alvaro Morata. Qui Rashan Nainggolan inquadrato, ragazzi, tutto pronto, e se come sempre ragazzi mi raccomando, forza Roma, Casemiro. Dall'altra parte il Shaarawy chiede il pallone, attenzione, gli arriva benissimo Nainggolan, prova a riservire Shaarawy, attenzione qui il portiere, mamma mia, subito il portiere che stava per rendersi protagonista in un qualche modo, che non vuol dire per forza che sia positivo, Alvaro Morata la bomba, pallone deviato, sarà rimessa laterale, attenzione Torino qui che avanza in un qualche modo, cambio di gioco dall'altra parte, occhio lì al possibile cross che c'è Belotti in mezzo che sa saltare, occhio di là, occhio che vanno a tirare, occhio che vanno a tirare, gli hai fermato dentro l'area, non è fallo, mamma mia mi sono spaventato, buono lo scambio qui, vediamo se ci arriva di nuovo Raja, tirato via, vediamo il Shaarawy se salta più in alto degli altri, Morata ragazzi, ha provato a fare la rovesciata, se l'è stoppata lì, mamma mia la rovesciata di Alvaro Morata ragazzi, così, recuperato il pallone adesso, forse ripartiamo dall'altra parte, chi c'è? Casemiro, non è il più veloce e aspetta Rashan Nainggolan che col fisico riesce a passare lo stesso, la butta dentro Nainggolan, chi c'è lì? Madonna l'ha sfondato, vai! Madonna non ci voglio credere, chi arriva? Chi arriva? Che sì, fammela partire la bomba deviata, madonna cosa era successo lì, ho detto adesso la butterà dentro Morata di testa quando il portiere era a terra e invece no ragazzi, porca miseria, e allora calcio d'angolo, pallone buttato all'indietro, il colpo di testa, esce il portiere, il pallone dall'altra parte, no, bravo bravo il Shaarawy, prova, prova a servire il compagno, no, va bene, finisce qui il primo tempo e la partita ragazzi, 1-0, tre punti vengono a casa, siamo andati vicino tante volte a fare un altro gol, 7 tiri, 4 in porta, però è entrato solo uno, ma ci accontentiamo. Giocatore infortunato, 4 settimane Salah ragazzi, 4 settimane Salah, quindi facciamo bene a prendere anche un'altra ala come Domenico Berardi, cioè 4 settimane, porca miseria, sono un botto ragazzi. 4 settimane, porca miseria. Vediamo se arrivano anche delle offerte interessanti per un possibile centrocampista, perché comunque non vorrei averne troppi e non vorrei appunto che mi si ponesse il problema del ah ma io non gioco, ah ma io di qua, ah ma io di là. Quindi vediamo se ci dicono qualcosa dalle offerte che abbiamo fatto, perché vorrei provare a prendere anche Keita come ho detto. Niente ragazzi, nessuna risposta da parte delle squadre appunto che abbiamo contattato, ovvero Andre Silva del Manchester United e Berardi del Sassuolo, andiamo a giocare anche contro il Chievo, allora aspettando la risposta dopo mancheranno circa 10 ore alla fine del mercato, sistemiamo la nostra formazione adesso, ecco qui la formazione ragazzi con Ricci e Gallo che giocano appunto titolari, De Rossi centrale di difesa perché mi manca il difensore, anche lì dovremo lavorare appunto sul difensore centrale, ma ne parliamo nelle prossime 10 ore di mercato ragazzi, Roma-Chievo, giochiamo questa partita e poi ci dedichiamo totalmente al calciomercato. Seconda partita sempre qui all'Olimpico ragazzi, la prima è andata bene contro il Torino, ci siamo portati a casa 3 punti con un gol di Morata, un bel gol di Morata, oggi tocca al Chievo, stiamo concentrati, stiamo attenti, abbiamo la miglior difesa del campionato, il Chievo sicuramente non è la miglior squadra che possiamo trovare in campionato, ma non facciamoci condizionare da questo ragazzi, stiamo concentrati e forza Roma! Mbappé ragazzi, attenzione, il pallone lo tiene lui tra i piedi, Mbappé potrebbe andare in zona tiro, eccolo qui in zona tiro ragazzi, Mbappé dentro l'area in zona tiro, madonna che gol, madonna che gol, traversa gol dopo essersi fatto 40 metri con la palla ai piedi, ma con la palla al piede, guardate lì, la bomba, traversa gol, giocatore assurdo ragazzi, fortunatamente non lo abbiamo venduto per soli 80 milioni perché secondo me in estate se lo facciamo giocare adesso nel girone di ritorno potrebbe aumentare il suo valore, potrebbe aumentare ovviamente la sua valutazione e quindi tirarci fuori più soldi, perché anche perché il mio scopo è provare tanti giocatori, non mi interessa di vedere Mbappé a 30 anni facendoci 10 stagioni dove arriva ragazzi, ma mi piace provare tante cose, quindi comunque adesso testa qui, non andiamo oltre, 1-0 ragazzi, forza Roma di nuovo. Mamma mia ragazzi, sempre Mbappé, sempre lui, no vabbè, dove va? Vabbè, la spallata lì, non c'ha un gran fisico sto ragazzo, gran velocità ma non un gran fisico, attenzione, Ricci, ha visto di là, Mbappé dentro l'area col mancino, ha provato a piegare le mani del portiere, ha recuperato il pallone, attenzione Mbappé, vai Mbappé in velocità, se ne va Mbappé, arriva il difensore,
gli sradica il pallone, cazzo, il fisico manca a Mbappé, ragazzi, solo quello, veramente. Occhio adesso al contropiede però del Chievo, fermato qui, bravissimo Fofana, recupera questo pallone, bello qui, attenzione chi è? Noric, avevo provato a servire Mbappé, poi ha provato a tirare la mina al volo volante. Al volo volante. Occhio però la palla qui dentro. Ci arriviamo, non ci arriviamo, non ci arriviamo. Attenzione. Alisson dove arriva, ragazzi? Mamma mia. Adesso occhio che siamo tutti comunque in difesa. Quindi bene così, ma il Chievo è tutto in attacco. Attenzione. Attenzione il Chievo che è tutto in attacco. Stavamo per recuperare il pallone. Occhio qui dentro l'area. Gol. Porca miseria, che sfiga. Un rimpallo favorevole. Birsa non perdona. Beh, Birsa è uno dei migliori giocatori comunque nel Chievo. Gran tiro per lui. Porca miseria, lì, bello. Poi col mancino, bam, ci ha provato poi Di Rossi a buttarsi, non ci è arrivato. Lì in scivolata, come potete vedere, Alisson si è buttato, non ce l'ha fatta. Uno pari al 45esimo, cioè no, 45. 45 è l'unico minuto in cui non si può prendere gol oltre al 90esimo. Il pallone dall'altra parte, attenzione qui. Mbappé. Mbappé, ragazzi, potrebbe metterlo in mezzo che sta arrivando il compagno. Madonna, esce il portiere, esce. Mbappé, la finta, è dentro l'area. Mbappé viene steccato, calcio di rigore. Vediamo un po', calcio di rigore. Sempre lui, sempre Mbappé, ragazzi. Ha fatto la prima rete, poi qui entra dentro l'area, prova a tirare, subisce fallo dal difensore centrale. Eccolo qui, stava per tirare, poi è stato steccato. Calcio di rigore, ragazzi. Calcio di rigore, lo faremo battere proprio a lui che se l'è procurato giustamente Mbappé. 69 nei calci di rigore, oddio. Speriamo bene, attenzione Mbappé dal dischetto. La mette dentro, doppietta per lui ragazzi. Doppietta per Mbappé Lottini, il nostro 17. Va a imbarciare i guardalini, no non è vero. Va a sedersi qui e a festeggiare con i compagni. 2-1, calma, bello perché si è preso il rigore, bello perché siamo in vantaggio, ma stiamo ovviamente concentrati e continuiamo qui su questa via. Cioè, come cavolo l'ha messa in mezzo quello? No vabbè, ma come l'ha messa, raga? Cioè, dobbiamo guardarci il rallentatore alla roba, ve la metterò sicuramente il rallentatore. Come l'ha crossata non l'ho vista, fortunatamente Alisson l'ha parata. Ma porca miseria, che cavolo di cross era? Dall'altra parte, Gallo. Di nuovo per Ricci, attenzione. Ricci, la skill. Ricci potrebbe andare a tirare col mancino. La palla che stava andando all'incrocio, cosa ha tolto il portiere? Mamma mia, ma cosa ha fatto Ricci? Lì la skill. Si gira, strattonato da 1000 giocatori. Ma con la mano di riporto, mamma mia. Mamma mia, dove stava andando quel pallone, ragazzi? Ricci, attenzione. La butta dentro col mancino. Il pallone lì, bravissimo Rudiger. Paredes da una buona posizione prova a tirare. Ah, che sfiga, 8 deviazioni. Florenzi, di nuovo per Ricci. Florenzi, palla sua, attenzione qua. No, si è passato quel pallone. Ma finisce qui la partita, ragazzi. 2-1, un altro risultato utile. Altri 3 punti che arrivano. Mamma mia, ragazzi, Mbappé cosa ha fatto? Doppietta per lui, ma guardate le statistiche del Chievo. Anche loro hanno giocato bene. Quindi complimenti anche ai giocatori del Chievo Verona. 10 ore al termine del mercato, ragazzi. Allora, Manolas è andato al Manchester United per 75 milioni. Lucas è andato al Bayern Monaco per 28 e Savic per 35 alla Juventus. Adesso vediamo un po' che cosa hanno da dirci. Offerta di trasferimento per Mbappé, ragazzi. 57 milioni, rifiutiamo. Cioè, non stiamo qui a perdere tempo. Se ci devono offrire 50 milioni, lasciamo stare, perché abbiamo un'offerta da 80 milioni. Troppo bassa per André Silva, non siamo interessati al giocatore. Ok, ok. Sassuolo vorrebbero. Sono interessati a Florenzi, ma vorrebbero anche 20 milioni in più, ragazzi. E allora facciamo 15 milioni più Florenzi per Domenico Berardi. Potrebbe essere un ottimo acquisto. Per André Silva invece non sono interessati a Dzeko. Proviamo quindi a fare un'offerta netta da 25 milioni di euro. E ricordiamoci che abbiamo ancora un difensore da prendere, oltre che, se riesco, anche Keita, ragazzi. Un difensore centrale tra quelli che mi avete consigliato è Begli, sempre del Manchester United. Quindi andiamo a vedere Begli. Eccolo qui, Eric Begli, 23 anni, ragazzi, 85 di valutazione, ma vale 40 milioni di euro. Probabilmente ne vorranno di più. Proviamo quindi anche qui a fare un'offerta offrendo in realtà, perché non abbiamo contropartite da dare, offrendo 30 milioni di euro. Proviamo così. 85 di valutazione, mamma mia, sarebbe un gran difensore centrale questo, è veramente veramente forte. Vediamo un po' come si sviluppa la situa, ragazzi, come si dice, no? 10 euro al termine, ora ben 9. Tanto top acquisti che rimangono sempre quelli, le migliori offerte.
Allora, ma, oddio, accettata per Andre Silva 25 milioni, quindi andiamo a offrire il contratto 140.000, ok, 4 anni, sarà un giocatore importante, che comunque là era un giocatore per il turnover, ragazzi, quindi giocatore importante, secondo me va bene come offerta. E poi vorrei cercare di vendere Dzeko, vorrebbero 70 milioni per Begli e vorrebbero 21 milioni sempre per Berardi. Diamogli sti 21 milioni, va, così evitiamo di perdere altro tempo. Quindi 21 milioni più Florenzi per Domenico Berardi. Purtroppo, ragazzi, se n'è andato, cioè Florenzi voleva andare via, quindi sono stato costretto appunto a venderlo, come abbiamo visto nello scorso episodio. Abbiamo ancora un Begli e un Keita probabile in sospeso. Ok, qui accettato il contratto, Silva, ragazzi, approda alla nostra Roma. Andre Silva, eccolo qui, 22 anni, 82 valutazione, il pupillo di Cristiano Ronaldo. Facciamo un contratto a Berardi, che vuole poco comunque rispetto ai campioni, diciamo, del suo target. Sarà un giocatore importante per la prima squadra, vediamo se gli va bene ovviamente come contratto. Nuovo giocatore in arrivo, ok, l'abbiamo già visto. Adesso, ragazzi, andiamo a niente, da nessuna parte. Facciamo il contratto a Berardi, poi, cioè, una volta che è accettato, vediamo quanti soldi abbiamo e vediamo come muoverci. Berardi, ecco qui, ragazzi, l'altro giocatore che arriva, così Andre Silva giocherà sulla destra, Berardi si turnerà da davanti insieme a Mohamed Salah. Ok, facciamo il punto della situazione, quindi abbiamo esattamente, vediamo un po' quanti soldi abbiamo, 20 milioni, dobbiamo prendere un difensore centrale, guardando la rosa, Kimpembe, Rudiger, Marquinhos, abbiamo Zukanovic in panchina, questi potrebbero essere tranquillamente i tre titolari che andranno avanti questa stagione. Potremmo provare a prendere Caldara, giusto per rimanere in ambito italiano, insomma, dall'Atalanta. Potremmo provare, non so quanto costi, in realtà 23 anni. Ah no, è già della Juventus, porca miseria, non riusciamo a prenderlo. Potremmo provare a prendere David Luiz, ragazzi, 21 milioni, 170.000 di stipendio, è tantissimo. Non so se ce la possiamo fare, però proviamo a fare un'offerta da 15 milioni. Proviamo a fare 15 milioni per David Luiz, a 30 anni, è vero, però ci sta il giocatore di esperienza lì in difesa, diciamo, il nostro cappellone qui. Ci potrebbe essere anche un ritorno di Benatia, insomma, qualche alternativa c'è. Il problema è che abbiamo pochi soldi, se arrivassero delle offerte sarebbe veramente meglio, tipo Dzeko che stiamo cercando di vendere, 32 milioni, porca miseria. Proviamo a dargli Dzeko come contropartita, a vedere se sono interessati, anche se non credo. Dzeko più 15 milioni. Se sono interessati potrebbero quasi accettare, se non lo sono ovviamente no, ragazzi. Quindi adesso vediamo, Barcellona sta negoziando per Eriksen. Accettata, 15 milioni più Dzeko. Ok, così ci liberiamo dello stipendio di Dzeko, possiamo offrire un buon contratto, giocatore importante per 3 anni, 170.000, anche se ne vuole 180. Vediamo cosa dice David Luiz, se prendiamo anche David Luiz è perfetto, perché diamo via Dzeko che era la punta, perché è arrivato Andre Silva. È andato via Manolas, prendiamo David Luiz, così risolviamo il buco in difesa che si è creato. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Confermiamo, Dzeko parte, arriva David Luiz. Io sono contentissimo, veramente. Chiudiamo il mercato in bellezza, sono veramente, veramente contento del mercato fatto. Siamo riusciti a trattenere anche Mbappé, che comunque quest'estate, se volessimo venderlo, 100 milioni, ma sicuri, se non di più. Quindi veramente, veramente stracontento, ragazzi. Andiamo lì che cosa ci dicono, sarà un'offerta di trasferimento, ma ormai è finito il mercato. Marquinhos, 73 milioni. Porca miseria, 70 milioni per Marquinhos. Però no, non posso darlo, ragazzi. Manca un'ora alla fine del mercato, non posso assolutamente dare via Marquinhos. Però 73 milioni. Cioè, è che prenderli adesso non me ne faccio niente, perché non riuscirei poi a usarli, visto che finirebbe il mercato, me li toglierebbero e mi darebbero i soliti 40-50 milioni di budget quest'estate, quindi sarebbero veramente sprecati. Meglio tenercelo. Comunque, secondo me, abbiamo fatto un grandissimo calciomercato, ragazzi. Sono veramente, l'ho già detto, vero? Allora, ok, un'altra volta, veramente soddisfatto, ragazzi. Il prossimo episodio partirà dal Napoli, mi raccomando, il mi piace. 2500 mi piace, ragazzi, prossimo episodio. In descrizione, Facebook, soprattutto Instagram, ragazzi. Seguitemi su Instagram, appunto, dove vi aggiornerò sempre su quello che sto facendo. Il Milan è primo,
comunque siamo lì davanti perché abbiamo i pari punti ma una partita in meno, ragazzi. Veramente stracontento, questa carriera mi sta piacendo tantissimo, spero anche a voi. Fatemi sapere qui sotto qualcosa con un commento e noi come sempre, ragazzi, grazie di tutto e ci vediamo al prossimo video.